Grazie, prego. Ringrazio Barbara e Pamela per le presentazioni davvero interessanti e anche per aver rispettato alla perfezione i tempi. E aprirei a questo punto uno spazio per qualche domanda o riflessione, intervento da parte del pubblico. Abbiamo una decina di minuti. Prego. Prego, Rosalba. Arriva il microfono. Siccome sarò poi coinvolta nella tavola rotonda, quindi un elemento sul quale vorrei lavorare. Lei parlava già di scuola secondaria, quindi di scuola media. Ecco, ai miei tempi si chiamava scuola media. Ecco, non si parla mai però della scuola primaria. Quanto invece anche proprio partendo dai primi anni, che sono gli anni in cui ci si innamora del professore di italiano, per esempio, della maestra che magari è più orientata, avendo una cultura classica molto forte, verso l'italiano e meno sulle materie scientifiche, è anche importante poi la scelta successiva. Questa parte, quindi la scuola primaria, è considerata, il Ministero ha, diciamo, coinvolto anche questa fase di crescita, di educazione, di formazione, è in un progetto comune che poi porta alla scelta finale del lavoro, dell'istruzione. Grazie. Assolutamente sì. La brevità del tempo a mia disposizione mi ha spinta a focalizzarmi su quello che era l'argomento della centrale della trattazione. Il percorso d'orientamento inizia in realtà nella scuola dell'infanzia. Il fatto che io abbia evidenziato che esiste un curriculum verticale vuol dire che la scuola propone in verticale, nei tre ordini all'interno del proprio istituto comprensivo, quindi infanzia, primaria, secondaria, quelli che sono i percorsi d'orientamento. Il momento in cui l'orientamento più tradizionale avviene è sicuramente la scuola secondaria di primo grado, quindi la ex scuola media. Ma nella scuola primaria noi andiamo a lavorare per organizzare lavori in continuità, quindi attività laboratoriali in continuità, in cui i ragazzi addirittura entrano realmente in contatto con la futura scuola e con i futuri insegnanti, svolgendo delle attività insieme. Quindi, ad esempio, proprio per portare un esempio pratico, abbiamo ospitato i ragazzi delle classi quarte e quinte nel nostro istituto e hanno fatto delle lezioni di musica, di lingua, di arte, di scienze all'interno dei laboratori con insegnanti di scuola secondaria di primo grado. E questo è un esempio. Oppure abbiamo fatto questo progetto che vi raccontavo prima di accoglienza delle future classi prime con laboratori interattivi, in cui i nostri studenti hanno fatto da cicerone ai ragazzi delle classi quinte e alle loro famiglie. Quindi sì, il lavoro parte fin dalla scuola primaria e qualche esempio addirittura lo abbiamo già fin dalla scuola dell'infanzia. Volevo poi lasciare anche qualche minuto a Pamela per commentare, rispondere su quello che è stato detto dalla sua discussion. Volevo però fare una domanda anch'io, perché lei ha descritto delle attività ricchissime di orientamento, di molto, molto innovative. E mi chiedevo quanto rappresentative siano queste iniziative che caratterizzano appunto il vostro istituto Margherita Hack e quanto, per quanto lei ne sia a conoscenza, la situazione invece in altre scuole, in altri istituti comprensivi di Milano o anche altre regioni sia altrettanto, diciamo, ricca e positiva. Per esperienza personale e biografica ho avuto modo di insegnare in scuole del Lazio, dell'Abruzzo e della Lombardia e quindi ho una visione perlomeno di tre regioni. Vi ho raccontato le pratiche d'orientamento del nostro istituto. Le scuole oggi sono autonome, pertanto scelgono in autonomia che tipo di pratiche portare avanti, ma molte delle attività che vi ho raccontato
vengono svolte in più tipi di istituzioni scolastiche, magari non tutte, ma moltissime delle attività che vi ho proposto in modo diverso vengono proposte anche in altri istituti secondari di primo grado. Quindi l'idea di creare open day, l'idea di fare presentazioni territoriali, l'idea di creare laboratori interattivi e di lasciare spazio alla pratica è comune a moltissime istituzioni. Poi noi, come Margherita Hack, abbiamo cercato di metterci qualcosa del nostro, più che altro perché, come vi ho detto, siamo partiti dall'analisi di un punto di debolezza e stiamo cercando di trasformarlo il più possibile in un punto di forza futuro. Grazie. C'è una domanda in fondo? Buongiorno a tutti, io ho una domanda per la dottoressa Leoncini. Allora, io lavoro in RANSA all'interno della divisione Education, quindi mi trovo veramente in mezzo a due mondi, che sono quello aziendale e quello scolastico, quindi conosco un pochino i due lati della medaglia. Quello che io mi chiedo, quando lei prima parlava di orientatori scolastici, quindi immagino insomma riferendosi sia agli insegnanti da una parte che ai dirigenti scolastici dall'altra, quello che io mi chiedo è quanta consapevolezza c'è nelle scuole di quella che è l'evoluzione del mondo del lavoro, cioè quanto le scuole sono contaminate effettivamente da questa evoluzione, da questo cambiamento, quanto conoscono del mondo aziendale. A volte, questo magari è un punto di vista che spero poi non corrisponda al reale nel caso del vostro istituto in generale e di altri, ma mi chiedo se non ci sia ancora in realtà uno scollamento tra questi due mondi, cioè la scuola in una direzione e il mondo delle aziende in un'altra, che quindi il fatto che queste due non si parlino a volte rappresenti poi una lacuna anche nell'orientamento per gli studenti. Occasioni di dialogo scuola-mondo del lavoro, perlomeno nella scuola secondaria di primo grado, sono molto limitate, a meno che non vengano cercate, come appunto il nostro istituto prova a fare attraverso visite presso aziende, contatti con il mondo dell'azienda. Il nostro modo per lavorare verso il mercato del lavoro è quello di lavorare sulle competenze. Questa non è una scelta del nostro istituto, ma è una scelta a livello nazionale che parte appunto nel 2012 con le nuove indicazioni per il curriculum, viene poi aggiornato nel 2018 con le indicazioni per il curriculum nuovi scenari e in generale con le recenti norme. Quindi non possiamo sicuramente essere allineati col mercato del lavoro che è in continua evoluzione, ma possiamo cercare di formare alunni competenti che siano in grado di imparare tutto quello che noi non riusciamo ad insegnare loro anche al termine del ciclo formativo. Questo almeno per quanto ci riguarda. Immagino che nella scuola secondaria di secondo grado il collegamento invece sia molto più forte grazie all'alternanza scuola-lavoro che consente appunto un rapporto più diretto. Grazie. Grazie Barbara. Pamela, vuoi Non credo di avere delle risposte che voglio dare. Volevo piuttosto prendere due spunti, uno della tua domanda Antonella e uno sollevato dalla professoressa Leoncini durante la sua discussione. La prima è quello che giustamente a cui accennavi un paio di minuti fa, cioè sembra che la scuola da cui proviene la professoressa Leoncini sia particolarmente virtuosa in questo senso e quindi ci chiedevamo ma è così dappertutto. Allora, io non ho l'esperienza della professoressa Leoncini né la competenza per rispondere, ma posso dare un esempio di esperienza che ho avuto. Quando abbiamo fatto lo studio che ho presentato oggi,
oggi nel Comune di Vicenza, ci siamo chiesti innanzitutto ma quando dobbiamo iniziare a intervistare gli studenti e i genitori riguardo le loro familiarità, le loro aspettative, eccetera, in terza media o magari addirittura prima, cioè quando è che inizia la scelta. E quindi prima di procedere con il questionario abbiamo fatto delle interviste di natura più qualitativa, che non sono per nulla comuni in economia, ma le abbiamo fatte comunque, proprio per cercare di estrarre questa informazione dalle famiglie. Quando iniziate a pensare alla scelta? Quando iniziate a discuterne? Quando iniziate davvero a farla? E almeno in quel contesto è emerso una situazione abbastanza bipolare, in cui alcune famiglie hanno detto: ma praticamente ho sempre saputo quello che ho voluto fare e farò quello. Quindi in un certo senso uno dovrebbe tornare indietro alla scuola primaria o anche prima, e mentre la maggior parte delle famiglie, la stragrande maggior parte delle famiglie ha detto: non ci concentriamo veramente a pensare alla scelta, non mettiamo il focus, l'effort, eccetera, a pensare alla scelta fino all'inizio della terza media. Ed è stato il motivo per cui abbiamo deciso di intervistarle a partire dall'inizio della terza media. Quindi secondo me sospetto che ci sia variazione sul territorio e da scuola a scuola sulle pratiche in questo senso di orientamento, e anche in generale di quando le famiglie si concentrano sulla scelta. L'altro punto che secondo me è molto interessante, sollevato dalla professoressa Leoncini, è il fatto che i ragazzi sono giovani e in continua evoluzione durante le medie, e la realtà stessa, il mercato, eccetera, lo sono d'altro canto. Questo mi porta a sollevare un problema che non è stato sollevato affatto finora. Finora nella nostra discussione abbiamo preso come un dato fisso alcune caratteristiche istituzionali del sistema scolastico italiano, e in particolare il fatto che la scelta viene fatta dalle famiglie. Esistono paesi in cui la scelta non viene fatta dalle famiglie, ma i ragazzi vengono testati sulla base di test standardizzati e in base alle loro i risultati nel test vengono allocati tra virgolette a diversi percorsi scolastici. Ma più importante, c'è variazione tra paese a paese in termini di età a cui la specializzazione avviene, cioè in cui il sistema scolastico diventa specializzato in termini di disciplina o di indirizzo. L'Italia è un paese dove questo avviene, non è quello in cui avviene prima, ma è tra quelli in cui avviene relativamente presto. E quindi questo apre una discussione più generale sul qual è il tempo ottimo a cui ha senso specializzare il percorso scolastico, e a prescindere da questo ci sono dei meccanismi di flessibilità che possono essere inseriti nel percorso per permettere di aggiustare tra virgolette il percorso se una persona si rende conto che la propria evoluzione personale o quella del mercato richiede di farlo. Benissimo, grazie mille, grazie per le presentazioni, grazie per gli spunti che sono certa poi verranno ripresi nel corso della mattinata, anche può darsi durante la tavola rotonda. Inviterei adesso il cambio della guardia e Massimo Anelli e Daniele Checchi.